faceva vedere delle scarpe per qualcosa che succederà presto. Eccoci noi in stazione, abbiamo fatto i biglietti e lo stavamo andando al binario, treno preso, Peppa sconvolta dalla vita come sempre. Ed ecco Padova, ovviamente noi eravamo in anticipo e la mia amica Chiara era in ritardo, quindi abbiamo deciso di fare un giretto per la stazione. Che la prima cosa che ha fatto è stata toccare la pelata di Pepi e poi salutare me. E noi in giro per Padova, in realtà volevamo andare da Starbucks, che hanno aperto di recente, ma davvero molto deluso, e ce ne siamo andate subito, non abbiamo preso nulla. Questo è, non lo so, un coso, un orologio famoso che la mia amica Sara, che vive a Padova, mi racconta sempre, ma non mi ricordo mai. E dopo aver camminato avevamo davvero tanto 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 caldo. Questa è la disperazione di Chiara e io non ero messa meglio. Poi finalmente ci ha raggiunto anche Sara, che appunto vive a Padova, e le mie due amichette da tantissimo tempo, praticamente tutte riunite, noi che facciamo la fintissima di fare cin cin. E questo è stato due attimi dopo, praticamente tornando in stazione. Roblox per giocare a Dress to Impress, non ci ho ancora giocato. Questo è un marciapiede di Padova, famosissimo. Abbiamo visto una persona camminare sulla strada piuttosto che camminare sul marciapiede, vabbè. Ed ecco noi che torniamo a casa, per fortuna salvate dal padre di Pepi. Abbiamo anche comprato questi emoji mentre eravamo a Padova. Raga, facevano cacare perché erano tutti con i fagioli e noi pensavamo avessero i gusti. Mi ha dato i regali del compleanno dopo non so quanto tempo. Allora, vi faccio vedere prima questo, che è un giornale. Voi direte, ma perché? Ora vi faccio vedere perché. Mi piscio. Allora, questo giornale è uscito tipo il 10 aprile, ok? Vediamo se riesco.